Subito, poi subisce molto la pressione dell'Olbia. Ha trovato una squadra che non ci si aspettava giocasse con queste 3 punte così, l'avevamo preparata diversamente. Come si usciva sotto pressione, ma sbagliavamo anche in fase di non possesso le nostre pressioni, i tempi d'uscita, siamo andati un pochino in difficoltà e ci hanno costretto ad abbassarsi. E quando ci si abbassa poi ci si allontana dalla porta e abbiamo fatto fatica. Oggi abbiamo fatto fatica e il pareggio è giusto perché noi sull'1-0 potevamo fare anche il secondo, però in termini di gioco hanno fatto meglio di noi, bisogna riconoscerlo. Però io penso che il girone di ritorno, vedete un pochino anche i risultati, penso che sia spesso così. È importante metterci il morso, è importante metterci il cuore e questi ragazzi ce l'hanno messo perché c'è stato un momento dove siamo andati proprio in difficoltà e hanno lottato per l'intera partita. È stato Manni. bravo come è bravo Nicola Scancarini che allena due portieri bravi e sono contento per Manni. E più che altro per vedere di essere un pochino più aggressivi sulla prima costruzione di loro e allo stesso tempo dare un pochino ampiezza al gioco perché andavamo, come ti ho detto, sempre nelle pressioni di loro e mettendo un giocatore più sull'esterno magari si è dato un pochino di più tempo e spazio ai nostri terzini. Alberto è, oltre che una persona di qualità, è un giocatore fortissimo, importante per noi, la squadra è bene o male tanto del nostro gioco, sin dall'inizio abbiamo cercato di portare la palla in zone di campo dove i nostri attaccanti si esprimono al meglio e Alberto è bravissimo a finalizzare un lavoro importante della squadra che oggi secondo me si è visto meno perché dobbiamo essere onesti, forse dall'inizio dell'anno è la volta che meno si è visto e niente. Però in gol da tre partite Sì, sono consecutive, contento per penso. lui perché se lo merita, ragazzo, ripeto, una persona di qualità, un ragazzo splendido che si allena con continuità come tutti i ragazzi si allenano con grande intensità e grande attaccamento. Sì, giochiamo martedì subito, ora dobbiamo recuperare, vediamo che anche Alessandro Favalli non abbia problemi, che ha preso una botta al polpaccio, vediamo di recuperare tutti, vediamo di recuperare le energie perché oggi abbiamo corso secondo me tanto, non bene, non ordinati, quindi abbiamo speso veramente tanto, quindi ora è importante recuperare. Ma chi è? No, Lei. cercavo il mio figliolo, si vede era Ah, andato ok. via perché dico male? È finita con 5 attaccanti. Eravamo con 5 attaccanti, c'era uno con la papalina che mi continuava a dire difensivista, difensivista, difensivista. Ma allora hanno ragione tutti gli allenatori che sono stati prima di me qui. Oh Sono ragazzi, stati anche cioè, precedenti. diamoci una calmata, qui siamo a lavorare e oggi non si è preparato nemmeno benissimo la partita perché ci attendevamo un'Olbia diversa, con un modulo diverso e quindi un pochino l'abbiamo pagata questa cosa qui. La partita si prepara una settimana. Ieri abbiamo percepito che potessero cambiare qualcosa, abbiamo provato, ma su qualcosa non siamo stati bravi. Oggi, secondo me, si è visto uno dei Siena, non sull'atteggiamento, perché sull'atteggiamento ragazzi sono stati splendidi. Hanno lottato, hanno corso, però per quanto riguarda sia il gioco, sia il difendersi con ordine, non si è visto il Siena di sempre, ecco, questo è un mio punto di vista. Per l'esordio, c'è cioè soddisfazione per la prestazione, però peccato per il gol preso, peccato per il risultato, però diciamo che portiamo a casa un punto in una partita difficile. Esatto, è merito soprattutto di loro, del lavoro che facciamo in settimana, del lavoro che è partito, come dicevamo oggi con il mister Ivan, è partito il 22 luglio. Un duro periodo di addestramento, l'abbiamo chiamato così, e oggi c'è stata l'occasione e sono contento che c'è stata una buona prestazione da parte mia. Sono contento e ringrazio tanto Ivan, che sto rubando tantissimo gli occhi da lui, e
che è una grandissima persona, un grandissimo portiere, e mi sono trovato molto bene con lui e sto migliorando giorno dopo giorno anche grazie a lui, ma soprattutto anche grazie a Cancarini, che al mister Cancarini, che si è messo lì e mi ha addestrato alla grande. Sentiamo, quanta abita? È dura, infatti per questo devo ringraziare anche i ragazzi del gruppo che mi hanno sempre tenuto lì sveglio, lì pronto all'occasione. Sapevo che prima o poi arrivava, quindi bisogna essere pazienti, bisogna stare lì sul pezzo e nel momento in cui ti buttano dentro dimostrare che ci puoi stare nella categoria. C'era quel brivido in più rispetto alla Coppa Italia, questo è vero e proprio esordio dei professionisti, consideriamolo così.